Forza Italia OPD o Lega 5 Stelle, o, non c'è oppure un governo fra virgolette del presidente tecnico che no, sa no, no sì quella, ro- la quella roba quella, certo. Per passare al discorso dei posti di lavoro invece, che il problema serio è che effettivamente noi oggi dobbiamo prendere atto che siamo in una condizione che o cambiamo o giriamo il cappello veramente o da questa situazione non ne usciremo più. Allora bisogna che andiamo a ripensare alle politiche non soltanto industriali ma anche alle politiche di sostegno a determinate industrie, perché sappiate che il gruppo sostegno Fiat, statale sì, ha beccato 100 miliardi di euro per non poi ho capito, il gruppo Fiat ha beccato 100 miliardi di euro dallo Stato per poi andare a mettere la sede legale. Detto, No, la sede legale a Londra, la sede fiscale in Olanda e ha portato tutto in America. E questi sono nati della CGIL, non li ho inventati io, e quindi sono calcoli che hanno fatto loro. Allora, signore, se volete vendere ancora un'automobile qua, restituiteci tutto sostanzialmente, perché bisogna poi anche dirle le cose. È molto trampiana questa politica. 100 miliardi politica. Qua, 200 là, eccetera, Turati, facciamo in fretta. È molto trampiana questa politica del ma fatto se non riportate le cose qua, quando vendete. È turatiana, se non cominciamo a parlare, a dire le cose col loro nome, guardate che non ne veniamo fuori da nessuna parte, perché questo buonismo nell'essere tutti concordi, bisogna a un certo punto, dove è aritmetica, non matematica e non economia, bisogna anche dirle queste cose. Allora oggi noi dobbiamo scegliere perché abbiamo perso la nostra caratteristica della grande industria, che è quella che consente la ricerca, e che il problema grosso è che perdendo la grande industria non abbiamo le possibilità di investire nella ricerca, i grandi brevetti, avevamo 270 industrie farmaceutiche che facevano i brevetti, oggi siamo preda delle big pharma sostanzialmente, che ci vendono anche i vaccini se vogliamo, perché poi ce li daranno anche a noi anziani, quelli della dodecavalente, perché hanno paura che ci riprendiamo anche la pertosse, questa cosa qui. Allora bisogna anche che andiamo a identificare quali sono gli spazi vuoti. Uno, l'energia. Siamo deficitari del 17%. Io non vedo perché dobbiamo pagare all'ingrosso l'energia elettrica dalla Francia e dalla Svizzera, che la producono quelle centrali elettriche, nucleari, quando abbiamo le montagne piene di acqua da fare industria idroelettrica. Allora, investire pesantemente 100 miliardi di euro per creare 800.000 posti di lavoro anticiclici, perché nell'energia i posti di lavoro sono anticiclici, ma nessuno ne parla, si parla degli oleodotti eccetera, ma che me ne frega, io quella roba lì non la voglio neanche più vedere. C'è stato un piccolo miglioramento nell'energia verde, per fortuna siamo arrivati al 16.2% dall'8, bene, continuiamo a lavorare, alcune aziende anche quotate in borsa come la Lerion fanno queste paleoliche, insomma cominciano... mi permetti, sposto, ma poi ne ho ancora da dire.